Vincenzo Farina, lui è un editore musicale, fa parte di Eta Discografica GDE Edizione Musicale. Ciao, benvenuto Vincenzo. Ciao a te, buonasera allora, a tutti. Buonasera, benvenuto. Allora, tu sei il proprietario di questa etichetta discografica, la GDE? Sì, sono il proprietario, infatti è una ditta individuale. Che nasce quando, quanto tempo fa? Nasce nel 2003, una conseguenza quasi naturale di un'altra etichetta discografica che portavo avanti. E poi per esigenze mie ho preferito aprirne una tutta mia, insomma. Tu eri per primo musicista e quindi poi di conseguenza hai deciso di aprirti questa etichetta? Sì, allora ti spiego grande linea, insomma, come sono arrivato a questo. Fin da piccolo seguivo un po', diciamo, l'ambito della musica da ballo, che mi piaceva, appassionava, infatti facevo parte di un'orchestrina da ballo. E mi arrivava la musica da parte di case editoriali importanti, insomma, del settore, e quindi mi era nato quel pallino eventualmente. Perché non provare a produrre? Sì, di fare questo tipo di cose. E quindi quando mi si è presentata l'opportunità attraverso un socio che poteva anche finanziare la cosa, ci siamo buttati e devo dire che ha funzionato, perché poi avendo già in mente bene come portare avanti la cosa, ci siamo fatti subito notare e quindi producendo e distribuendo a livello nazionale. C'è qualche produzione che avete fatto, ma anche importante, di cui ci vuoi parlare? Beh, di produzione ne abbiamo fatto tantissime, non solo di musica da ballo, perché infatti poi abbiamo iniziato a fare musica sacra, musica leggera, musica classica, un po' di tutto praticamente. Diciamo che abbiamo anche delle collaborazioni importanti con la Warner, con la Peer Music, insomma delle cose carine che a volte si dimenticano pure, perché uno fa poi è vero, però questa cosa, sì, a volte quindi dimentichi le cose importanti. Devi andarla a rivedere ogni tanto. Sì, ogni tanto devi rivedere, ho fatto questo, ma quando? Cioè, non mi ricordo. Sì, abbiamo un progetto importante adesso, della verità. Si tratta praticamente della realizzazione di un CD online per aiutare l'Accademia del Clarinetto di Camerino, che è stata distrutta dal terremoto quest'estate. E quindi questo progetto in cosa consiste? Beh, intanto grazie alla collaborazione con un autore che è anche un professore di clarinetto, lui sta contattando praticamente tutti i più bravi clarinettisti a livello mondiale per far realizzare una traccia, una registrazione da cederla a noi, alla GDE, per poi realizzare questo CD diciamo digitale, che sarà messo in vendita in tutti gli store musicali, e poi il ricavato chiaramente lo daremo all'Accademia Clarinetto. Per creare di nuovo questa accademia, in modo che si possano... Sì, per dare una mano, perché non so, adesso è chiaro che mettendo in vendita un CD, le vendite non sono... Certo, sono quelle... Però diciamo una che piccola, la un piccolo aiuto. È un piccolo aiuto sicuramente. Quindi se tra qualche ascoltatore c'è un importante clarinettista, se avete suonato in giro per il mondo, se conoscete qualcuno, qualche contatto diretto, poi potete contattare la GDE Edizioni Musicali, in modo che poi senz'altro potete sentirvi e vedere se si può fare qualcosa, oppure se volete fare qualcosa di più, donare direttamente per fare questa realizzazione, non si sa mai, magari sì, ci ascolta. Non abbiamo attivato ancora, diciamo, quando poi partirà il tutto, un però corrente, un qualcosa dove ricevere donazioni, però sì, sicuramente lo faremo. Si potrà anche visitare il sito dell'Accademia Clarinetto pure direttamente, insomma. Invece per contattare voi, magari tra qualche ascoltatore che ci sta ascoltando c'è qualcuno che produce, che scrive, che magari è cantautore, come si può fare? Abbiamo un sito internet che è edizionigde.it, ci possono contattare attraverso l'indirizzo email che è info@edizionigde.it, o altrimenti attraverso Facebook, insomma i social in generale. Comunque GDE Edizioni Musicali, GDE sì. È l'acronimo di cosa? Si può dire? Preferisco non dirlo, anche se in realtà è gruppo discografico editoriale. Sarebbe, ah, insomma, cioè, era più semplice di quello che... semplice, sì. Pensavo ci fosse una storia anche dietro il nome. No, non c'è proprio una storia. No, gruppo perché chiaramente facendo parte già di un'altra edizione musicale, poi avendo collaborato con diverse etichette, praticamente l'ambizione era quella di
creare un gruppo. In realtà poi alla fine è rimasto GD Edizione Musicale. Vabbè, non si sa mai, insomma, sì, che cosa può succedere in futuro. Magari all'ascolto c'è qualcuno che poi vi contatterà. Vuoi, certo, aggiungere qualcosa, Vincenzo? No, l'unica cosa è che praticamente chiunque, insomma, ci può contattare per qualsiasi genere. Volevo soltanto ricordare i generi che facciamo noi. Il ballo in primis, poi ultimamente da un paio d'anni ci occupiamo anche di musica per banda, quindi anche i maestri per banda ci possono contattare per realizzare sia brani inediti sia elaborazioni. E poi, vabbè, un po' di musica, anche musica pop o altri generi, insomma, poi valutiamo tutto. Quindi voi provateci, poi non si sa mai, rispondete comunque oppure solamente in caso di esito positivo? No, rispondiamo sempre, perché nascendo come autore ho avuto tante porte chiuse, per cui... E sai cosa vuol dire stare dall'altra parte. So cosa significa, mi piace comunque rispondere. Grazie Vincenzo Farina per essere stato qui con noi. Prego. Grazie. Grazie a voi. Ricordatevi di GDE Edizioni Musicali, intanto By Night, Roma continua.